Avete voglia di coccolarvi un po'? Spero proprio di sì, ragazzi, perché ho in mente di proporvi una ricettina che vi metterebbe il sorriso anche nei momenti di assoluta tristezza. La mia idea, i profiterol, dei bignè golosissimi che farciremo con una crema alle nocciole e panna e ricopriremo con una cascata di ganache al cioccolato. Vediamo come si preparano. Per la pasta choux, 25-30 bignè, 100 ml di acqua, 50 g di burro, 70 g di farina bianca, un pizzico di sale, 2 uova, 10 g di zucchero. Per la farcitura, 300 g di panna fresca, 70 g di crema spalmabile alle nocciole. Per la copertura, 150 g di cioccolato fondente, 200 ml di panna fresca. Iniziamo con la preparazione della pasta per bignè, ovvero la pasta choux. Ripassiamo la ricetta. In un pentolino ho versato 100 ml di acqua, che adesso porterò ad ebollizione. Nel frattempo aggiungo un pizzico di sale e lo zucchero. Mescolo e unisco anche il burro. Vedete, adesso il composto ha iniziato a bollire, togliamo dal fuoco e versiamo tutta insieme la farina precedentemente setacciata. Così. Mescoliamo subito. Si dovrà formare una palla, prima si formeranno dei grumi, ma è normale. E man mano che mescoliamo vedrete che i grumi se ne andranno. Come vi ho detto, si è formata una palla. Adesso riportiamo il nostro pentolino sul fuoco e dobbiamo mescolare fino a quando noteremo la formazione di una pellicola trasparente, o meglio opaca, sul fondo del contenitore. Vedete come si nota bene la pellicola opaca che si è formata? Togliamo dal pentolino. In questa fase gli amidi si sono gelatinizzati per bene. Trasferiamo poi il composto su una ciotola e lasciamo raffreddare circa 15-20 minuti. Per velocizzare il processo di raffreddamento possiamo mettere la ciotola in frigorifero. Uniamo ora un uovo per volta, quindi in tutte le uova sono due. Mescoliamo con il cucchiaio di legno oppure con il frustino, pian piano, in modo che si assorba tutto l'uovo. Non aggiungiamo il secondo prima che il primo uovo si sia assorbito completamente. Solo in questo momento possiamo aggiungere anche il secondo uovo. Facciamo la stessa operazione. Questa insomma è la perfetta consistenza, vedete? Trasferiamo il composto su una sac à poche con bocchetta liscia. Come vi dicevo, ho versato il composto all'interno di una sac à poche e ho tolto il beccuccio finale. Adesso realizziamo tanti ciuffetti, così, un po' distanziati l'uno dall'altro. Nel frattempo ho preriscaldato il forno a 200 gradi. Inforniamo ora a 200 gradi per 15 minuti, poi abbassiamo la temperatura a 180 gradi e proseguiamo la cottura per altri 10 minuti. Dopodiché spegniamo il forno, apriamo lo sportello e lasciamo dentro i bignè circa 10 minuti. Poi li faremo raffreddare e li farciremo. Prepariamo adesso la farcitura di cioccolato e crema alle nocciole. Finché i nostri bignè si cucinano, ho versato la panna molto fredda da frigorifero all'interno di un contenitore di un frullatore. Azioniamo e poi versiamo anche la crema spalmabile alle nocciole, meglio se fatta in casa. Trovate la ricetta in sovraimpressione anche a fine del video. Ci siamo! Guardiamo un po' la consistenza. Ideale! E adesso non ci resta che aspettare che i nostri bignè si cucinino. I nostri bignè si sono raffreddati completamente, questo è il risultato, vedete che belli che sono. Devono risultare molto alti di volume, quindi belli anche corposi e vuoti all'interno. Li ho lasciati raffreddare, prima di farcirli io mi dedicherei alla copertura, alla ganache, perché qui servono dei tempi di attesa, quindi ci portiamo avanti. Ho versato 200 ml di panna fresca all'interno di una casseruola. Accendo, attendiamo un po', dopodiché andremo a sciogliere il cioccolato fondente tritato grossolanamente. Vedete, il cioccolato si è sciolto completamente, possiamo anche spegnere. Ora possiamo velocizzare il processo di raffreddamento inserendo il tutto all'interno di una bacinella con acqua e ghiaccio, oppure lasciamo prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero. Dovrà raggiungere il nostro composto una consistenza intermedia, non troppo liquido ma nemmeno troppo solido, perché poi andremo ad immergere i nostri bignè farciti.
Procediamo ora con la farcitura. Io mi sono portata avanti, ho versato il composto di panna e crema alle nocciole all'interno di una sac à poche con beccuccio lungo. Preparatevi anche un foglietto di carta assorbente, perché poi andremo anche a pulire la punta ogni volta. Prendiamo un bignè, lo buchiamo lateralmente oppure dalla base e lo riempiamo esercitando una pressione sulla sac à poche, vedete? Mettiamo da parte la punta, come vi dicevo, la puliamo. Abbiamo dunque farcito tutti i nostri bignè e la crema ganache ha raggiunto la temperatura perfetta, 25 gradi, secondo me è la temperatura ideale per riuscire a ricoprire perfettamente i profiteroli. Come si fa? Prendiamo un bignè e lo tuffiamo nella ganache, lo rigiriamo, così, lo lasciamo sgocciolare un po' e lo sistemiamo su un piatto da portata. Procediamo in questo modo anche con tutti gli altri bignè. Guardate che risultato, ma non è ancora finita. Per la decorazione io vi suggerisco di mettere un po' di crema di ripieno avanzata all'interno di una siringa da pasticcere con beccuccio a stella e di realizzare così dei ciuffetti di panna qua e là. Dopodiché lasceremo raffreddare magari in frigo un'oretta e poi possiamo servire. Una ricetta romantica, ecco a voi, in grado di conciliare i palati più esigenti con quelli più raffinati. Sì, lo so, immagino già quello che mi starete per dire, ricetta troppo calorica. In effetti avreste anche ragione a scrivermelo, però dai, su, chiudiamo un occhio questa volta, visto che siamo anche vicino a San Valentino.